Il venerdì santo è l'ora di Cristo, ora in cui, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all'ultimo segno, consumando per loro e per i peccati di tutti la sua immolazione di vittima sull'altare della croce. Ai suoi piedi, per divino volere, stava Maria, a lui indissolubilmente unita nel dolore e nell'offerta. Il sabato santo è l'ora della madre. Ora tutta sua, nella quale lei, la donna, la figlia di Sion, la madre della Chiesa, visse la prova suprema della fede e dell'unione al Dio Redentore. Straziata dal dolore per il figlio ucciso e sepolto, per l'ingratitudine e l'infedeltà del popolo eletto, per il tradimento e l'abbandono dei più intimi discepoli, per l'ottusità di tutti nel credere che egli sarebbe risorto, come aveva predetto, anch'essa è provata dalla tentazione del dubbio, al quale eroicamente resiste, aggrappandosi alle parole del Figlio e alla fedeltà del Padre Onnipotente. È la madre della nostra fede. Credette contro ogni evidenza, sperò contro ogni speranza. Per questo il sabato santo è l'ora sua, nella quale davvero completò in sé quel che mancava ai patimenti del Cristo a favore della sua Chiesa, poiché, dicono antichi autori, in quel giorno tutta la Chiesa si raccolse nel suo cuore di madre e con la Chiesa si raccolsero e fiorirono in lei le speranze e le attese del mondo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, a Lui la lode e la gloria nei secoli. Nella sua... Il Padre, che non ha risparmiato al suo Figlio unigenito la passione e la morte per giungere alla risurrezione, non ha lenito alla madre sua, che amava, l'abisso del dolore e il tormento della prova. In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa prega e invita a pregare. Noi lo facciamo in questo sabato santo, invitando tutti coloro che sono collegati con noi via streaming ad unirsi alla nostra preghiera. In questo tempo di mestizia, di sofferenza e di incertezza, desideriamo contemplare il volto luminoso di Cristo, morto e risorto,
affinché disperda insieme al peccato le tenebre del contagio e della morte. Al suo volto e al suo cuore ci conduce Maria, Madre di Dio, salute degli infermi, alla quale ci rivolgiamo con questo pio esercizio. Da questa chiesa e dalle nostre abitazioni si eleva al Padre la supplica dei suoi figli, affinché il Signore, buono e misericordioso, dia la forza del suo spirito ai medici e agli operatori sanitari, illumini i ricercatori, guidi i governanti, infonda vigore ai corpi degli anziani e dei bambini, allontani la paura, doni a tutti la consolazione di suo figlio Gesù. Preghiamo. Dio, sapienza e pietà infinita, che tanto ami gli uomini da volerli compartecipi con Cristo del suo eterno disegno di salvezza, fa che riviviamo con Maria la forza vitale della fede che ci ha fatto tuoi figli nel battesimo e con lei attendiamo l'alba della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Stazione prima. Maria accoglie nella fede la profezia di Simeone. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. Lo Spirito Santo gli aveva pronunciato che non avrebbe visto la morte senza aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada travigerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Con questa presentazione di Gesù bambino al Tempio, infatti, inizia la via Matris, ossia la via dolorosa di colei che da Figlio Redentore è stata voluta corredentrice universale della nostra salvezza. Ella, infatti, offrendo al Padre Gesù il suo bambino, offre Redentore e Salvatore, vittima divina di espiazione per i peccati dell'umanità di ogni tempo, passato, presente e futuro. Il santo vecchio Simeone, condotto e illuminato dallo Spirito Santo, rivela alla madre di Gesù il contenuto drammatico e tragico della redenzione, ossia quel bambino che ella stringe al petto con la sua vita di sacrifici coronata dalla passione e morte della croce. Salverà molti per l'eternità, sarà la salvezza di quanti lo accolgono, ma nello stesso tempo quel bambino sarà la rovina di molti, ossia sarà la perdizione eterna di molti, per i quali pure soffrirà e morirà, ma invano. Perché questa perdizione eterna di molti? La risposta è semplice: perché molti, purtroppo, anziché accoglierlo e seguire il Redentore sulla via della salvezza, si opporranno a lui,
lo rifiuteranno e lo rinnegheranno. È qui il segno di contraddizione che svelerà i pensieri del cuore di ogni uomo, ossia i pensieri del cuore di chi accoglie il Redentore, salvandosi, e di chi rifiuta il Redentore, rovinandosi. Il santo vecchio Simeone rivela poi la partecipazione dolorosa anche della madre e tutto questo dramma universale della redenzione. In questa stazione preghiamo per tutte le famiglie del nostro paese e dell'umanità intera. Preghiamo per i nonni e tutti gli anziani, per i genitori, per i giovani e per tutti i bambini. Preghiamo. O Padre, risplenda sempre la Vergine Chiesa, sposa del Cristo, per incontaminata fedeltà al patto del tuo amore, e sull'esempio di Maria, umile tua serva, che presentò nel Tempio l'autore della nuova legge, custodisca la purezza della fede, alimenti l'ardore della carità, ravvivi la speranza nei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stazione seconda. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Avvertito dall'angelo in sogno, Giuseppe con Maria e Gesù bambino fuggono in esilio in Egitto per sfuggire al piano criminale di Erode, che voleva a tutti i costi la morte di Gesù bambino, il neonato re dei Giudei. La fuga nella notte, il lungo e faticoso cammino, l'esilio in un paese straniero, l'incognita dell'avvenire. Tutto questo ha costituito una somma di travagli per quella piccola nascente famiglia. Nulla è più drammatico per una persona della fuga precipitosa da un luogo sotto la minaccia di morte incombente. Nulla di più angoscioso per due giovani genitori che salvare da una morte violente e imminente il loro bimbo neonato, così fragile e inerme. Possiamo immaginare le pene intime di Maria Santissima? Certamente le ansie del suo cuore materno per mettere in salvo il suo divin figlio la spingevano con ogni sollecitudine verso l'esilio e la rendevano impavida nel sostenere il lungo e faticoso viaggio. L'esilio, in quelle ore penose, la Beatissima Madre sentiva e viveva il dramma di tanti uomini e donne costretti all'esilio, costretti a emigrare verso le terre straniere. Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura degli altri,
per i medici e gli operatori sanitari, per chi è sopraffatto dalla stanchezza, per chi affronta con forza queste ore faticose. Preghiamo. O Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Stazione terza. Maria Santissima cerca Gesù rimasto a Gerusalemme. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. San Luca ci dice che la Madonna e San Giuseppe, dopo la visita al Tempio a Gerusalemme, tornando, non si accorsero che Gesù, ragazzo dodicenne, era assente nella carovana. Dopo una giornata di viaggio, accortisi che Gesù era assente, subito, angosciati, si misero in cammino di nuovo verso Gerusalemme per mettersi alla ricerca di Gesù. L'angoscia di Maria e di Giuseppe non poteva essere che grande, è tanto grande quanto grande era il loro amore a Gesù. Si sa che la perdita di un bene è tanto più dolorosa quanto più il bene è prezioso e amato. Orbene, per Maria e Gesù, Gesù era un bene infinitamente prezioso e amato senza misura. Perciò la loro angoscia non poteva non essere immensa e amarissima. La considerazione su questo terzo dolore di Maria Santissima può essere duplice, perché può riguardare sia gli uomini in genere che smarriscono Gesù, allontanandosi da Lui, sia, in particolare, i figli che si smarriscono perdendosi nel mondo, facendo soffrire e disperare i genitori, rovinando le famiglie. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle ammalati, specialmente in questo momento, per quanti sono provati dal coronavirus e per i loro familiari, per quanti soffrono la solitudine. Preghiamo anche per i carcerati.
Preghiamo. O Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che per intercessione del tuo Figlio Gesù, dalla Vergine Madre e di San Giuseppe, camminiamo tra le varie vicende del mondo, sempre orientati ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Stazione quarta. Maria Santissima incontra Gesù sulla via del Calvario. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. L'incontro di Maria Santissima con Gesù sulla via del Calvario è stato un incontro straziante di amore e di dolore. Per lui e per lei. È stato l'incontro dell'amore e del dolore più grande che essi hanno vissuto donando la propria vita in sacrificio per espiare i peccati del mondo intero, passato, presente e futuro. Per noi infatti Gesù si è fatto peccato, come dice San Paolo, e per questo è stato colpito, flagellato, lacerato, oltraggiato e ridotto a un lebbroso, a un verme senza più figura né sembianza di uomo. Tutto questo è il peccato, e tutto questo merita il peccato. Per questo Gesù, fattosi peccato, è stato incaricato dalla pesante croce, che è la condanna del peccato, ossia è la condanna di Lui che si è fatto peccato per salvare noi peccatori con la sua passione e morte. Da allora la croce è diventata il segno dell'amore e del dolore redentivo per tutti quelli che sanno abbracciarla e portarla in unione con Lui che ha detto: chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Sulla via del Calvario, Maria Santissima ha incontrato Gesù, ridotto veramente a un lebbroso, ridotto a un verme e non più uomo. Personificazione, si potrebbe dire, del peccato che flagella e devasta, lacera e sfigura l'uomo nella vergogna e nell'ignominia. Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato a prendere decisioni importanti per il bene di tutti. Preghiamo per i ricercatori scientifici. Preghiamo. Gesù, che volgi lo sguardo alla madre, donaci in mezzo alle sofferenze l'audacia e la gioia di accoglierti e di seguirti con fiducioso abbandono. Cristo, sorgente della vita, donaci di contemplare il tuo volto e scorgere nella follia della croce la promessa della nostra risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Stazione quinta. Maria Santissima è presente alla crocifissione e alla morte del Figlio. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. Stavano presso dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Dio chiese ad Abramo di portare il figlio Isacco sul monte per immolarlo come vittima, ma l'immolazione del figlio non ci fu. Dio risparmiò ad Abramo quel sacrificio, contentandosi dell'offerta di un ariete. Anche Maria Santissima ha accompagnato il figlio Gesù sul monte Calvario per l'immolazione, ma a lei non è stata risparmiata l'immolazione del figlio. Non solo, ma ella stessa ha voluto partecipare e condividere l'immolazione del figlio. Ha voluto offrire se stessa in unione con la vittima divina per la redenzione universale. Ella, madre del sommo sacerdote, ai piedi della croce, immolando ogni suo diritto materno, soffre ed offre. Soffre quanto è possibile soffrire una creatura fino all'estremo limite dell'umano. Offre il suo figlio divino quale vittima redentrice dell'umanità e offre se stessa unita al figlio, quale corredentrice di tutti i redenti. Tutto questo avviene sul Calvario, tra scene di dolore crudele e atroce per il figlio che si offre immolandosi sulla croce e per la madre che lo offre immolandosi con lui per la nostra salvezza. Preghiamo per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Luigi e per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Preghiamo per tutta la Chiesa, per ogni battezzato e per ogni uomo e donna di buona volontà. Preghiamo. O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la passione del tuo figlio nelle membra piagate del suo corpo che è la Chiesa, fa che, uniti alla madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo sofferente nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Stazione sesta. Maria Santissima accoglie tra le braccia il corpo di Gesù deposto dalla croce. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Questa scena di così immenso dolore e di sublime tenerezza vuole esprimere soprattutto la maternità sacerdotale di Maria, corredentrice universale. Guardiamo la madre con il figlio morto fra le braccia. Gesù è il sommo sacerdote e il redentore universale, vittima straziata nel corpo, dalla testa ai piedi. Maria Santissima è la madre del sommo sacerdote, corredentrice universale, anch'ella vittima straziata nell'anima, trapassata dalla spada del dolore. Ella, con la sua maternità sacerdotale, offre ora con le sue stesse mani la vittima divina al Padre. Offre questa ostia pura, santa, immacolata, segnata dalle ferite dell'amore più grande, alle mani, ai piedi, al costato. Non c'è e non può esserci offerta sacerdotale sulla terra che possa eguagliare questa offerta sacerdotale della madre addolorata. Preghiamo perché ci sia donato di riconoscere Gesù nei nostri fratelli che sono nel bisogno e di essere per loro segno della sua tenerezza. Preghiamo. O Dio, che per redimere il genere umano sedotto dagli inganni del maligno hai associato alla passione del tuo figlio la madre addolorata, fa che tutti i figli di Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa, siano partecipi della creazione rinnovata in Cristo Redentore. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Stazione settima. Maria Santissima depone il corpo di Gesù nel sepolcro in attesa della risurrezione. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo,
nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Questa è l'ultima stazione di dolore per la Divina Madre del Crocifisso. Un sepolcro, una tomba, un corpo esanime, una pietra tombale. Questa è la conclusione della passione e morte di Gesù. È la chiusura del capitolo di dolore della redenzione universale. Anche Maria Santissima, la corredentrice universale, conclude qui il suo cammino di dolore, intuito fin dall'Annunciazione, rivelato poi dal santo vecchio Simeone e portato avanti via via fino a questo tratto finale, sanguinoso e tremendo, del Venerdì Santo. Guardando quella tomba e il corpo santissimo del Figlio ivi deposto, ella può ora iniziare a pregustare con la sua fede di diamante purissimo la speranza viva della prossima risurrezione del Figlio, e con quella del Figlio anche la risurrezione di quanti lo accolgono Redentore e Salvatore per poter entrare un giorno nel Regno dei Cieli. Preghiamo per tutte le famiglie, imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia di Nazareth. Preghiamo. Padre Santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini, con la grazia del tuo Spirito, di essere inclusi nel numero dei figli di adozione che Gesù morente affidò alla Vergine Madre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Sorelle e fratelli, abbiamo camminato con Maria in quella che chiamiamo la Via Matris o l'ora della Madre. È una preghiera alla quale siamo poco abituati. In Quaresima spesso o ogni venerdì facciamo la Via Crucis, il percorso che Gesù compie nell'ultimo tratto della sua vita. L'intuizione fondamentale di chi ha voluto creare questa preghiera, la Via Matris, sta proprio nel fatto che questa preghiera, come avete visto, attraverso le stazioni, le sette stazioni che abbiamo vissuto, ci aiuta a concepire, a considerare l'intera vita della Madonna. Dall'annuncio profetico di Simeone al Tempio abbiamo ascoltato, fino alla morte e alla sepoltura del Figlio. E tutto questo lo abbiamo fatto come un cammino di fede e di dolore, un cammino appunto articolato in queste sette stazioni, che corrispondono, come certamente ricorderete, ai sette dolori della Madre del Signore. E allora questo pio esercizio viene fatto soprattutto il Sabato Santo, perché il sabato è donna, il sabato è di Maria, è il giorno dell'attesa, è il giorno dove la Chiesa tace, non c'è nessun culto, non c'è nessuna celebrazione. La Chiesa è in attesa, ma è il giorno del silenzio di Dio,
È il giorno nel quale abbiamo lasciato Gesù morto ieri sulla croce, e sotto la croce non c'era nessuno, pochissimi erano i personaggi, le persone che stavano lì. Stava Maria, abbiamo detto. E allora abbiamo voluto, nonostante quest'anno non c'è ancora la processione, abbiamo voluto mettere in esposizione il simulacro della Madonna, e abbiamo voluto mettere sotto il simulacro una lampada. La lampada ci richiama la fede, quella fiamma è la nostra fede, è la fede della Chiesa. E noi oggi, nel sabato che è di Maria, vogliamo ringraziare la Vergine, perché se quella fede è rimasta accesa il sabato santo, lo è stato per la fede di Maria. Anche i discepoli erano scappati nel vedere morire Gesù in croce, l'uomo abbandonato anche dal Padre, l'uomo morto come un malfattore. Eppure Maria ha creduto il sabato. Il sabato è di Maria, la fede che resta è sostenuta dalla fede di Maria. E allora, care sorelle, noi spesso diciamo, lo abbiamo detto l'anno scorso, lo diciamo ancora quest'anno, non abbiamo fatto la processione, ma vi invito a riflettere. Noi quest'anno e l'anno scorso abbiamo fatto le processioni. E qual è la processione che abbiamo fatto? La processione delle persone positive al Covid. Non vi sembra una processione chi da un laboratorio all'altro corre per farsi il tampone, da un ospedale a un reparto di rianimazione partono le autoambulanze di questi nostri fratelli colpiti da questo virus micidiale? E allora non diciamo che non si è fatta la processione, si è fatta un'altra processione, si sono fatte altre processioni. E vi è la Via Crucis umana, le abbiamo fatte in chiesa, l'abbiamo fatta anche noi ieri sera, ma c'è una Via Crucis che dura da più di un anno, che è quella del personale sanitario, che risale il calvario della pandemia e ha bisogno del nostro sostegno e della nostra preghiera. Allora non diciamo neanche, quest'anno non sembra Pasqua, quest'anno non c'è Pasqua, non ditelo per favore. Perché il dramma della passione non è certo stato per noi mai così reale e autentico come quello di questo anno. Non è mai stata così attesa e piena di speranza questa Pasqua, perché è motivo di attesa della risurrezione, di una nuova rinascita che noi ci auguriamo per noi, per le nostre famiglie e soprattutto per le famiglie che hanno avuto un familiare, un loro caro, colpito dal Covid-19. Il sabato è di Maria, il sabato è donna, ma è il giorno del silenzio e della meditazione. Il sepolcro privilegiato in questo giorno, che è scelto da Gesù, ha scelto come sepolcro privilegiato il nostro cuore, il cuore di uomini e di donne. È lì che Lui è stato calato, nel sepolcro del nostro cuore. Cerchiamolo allora nel nostro cuore e soprattutto consoliamolo con gli aromi del nostro amore e della nostra vicinanza. Ed è con questi sentimenti che io auguro a voi, carissime portantine, che siete venute qui in chiesa, ma anche a coloro che sono collegati attraverso le pagine Facebook della parrocchia e della diocesi, un augurio caloroso di buona Pasqua, di buona rinascita per tutti quanti noi. E a questo augurio desidero anche unire un ringraziamento alla confraternita per aver sostenuto questo momento di preghiera, a voi che siete venute qui e, nonostante il pericolo, e avete voluto onorare con il vostro abito questo momento. E poi ringrazio il coro della mia parrocchia che ha sostenuto la nostra preghiera. E l'ultimo ringraziamento desidero farlo
alla ditta Belviso, che ci permette di poter andare in diretta via streaming con le riprese televisive. Vi invito ad alzarvi e a concludere la nostra preghiera. Prima di recitare tutti insieme la Salve Regina alla Madonna, facciamo un attimo di silenzio e costruiamo nel nostro cuore una preghiera da affidare al Signore Gesù morto e risorto per le mani di Maria addolorata. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te aspiriamo, gemendo e piangendo, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, la parola nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Ti lodiamo e ti veneriamo, Santa Vergine addolorata, Madre fedele, preghiamo. O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce fosse presente la sua madre addolorata, fa che associati con lei alla passione di Cristo partecipiamo alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi protegga la Vergine Maria e ci guidi benigna nel cammino della vita. Concludiamo con il tradizionale canto alla Madonna. Amen.
Buona giornata e buona Pasqua a tutti.